Giaccone della linea Recoil, ma prima di parlare di questo giaccone voglio parlare della nostra tabella taglie espressa in centimetri. Pigliate un vostro giaccone, chiudetelo come faccio io in questo momento e andiate a misurare da lato a lato quant'è la larghezza che vi serve in centimetri. Fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete sulla vostra destra espressa in centimetri per trovare sempre la taglia giusta. Parliamo di questo giaccone. Questo giaccone ha una caratteristica secondo me molto interessante partendo principalmente dal tessuto che è un puro cotone 100% lavato, quindi ha questo effetto un attimino un po' invecchiato, un pochettino grintoso. Ha un discorso di un 6 tasche esterne, come vedete queste qui vengono montate in modo molto grintoso, queste cuciture, anche queste messe un pochettino con il righetto, quindi abbiamo diciamo dei contrasti veramente importanti. Un discorso di una doppia chiusura, quindi in questo caso automatico e cerniera. Per quello che riguarda la cerniera, anche questa parte è un pochettino più in alto per darci la comodità se stiamo seduti di non avere un giaccone che ci tira. Allo stesso tempo abbiamo una cerniera importante con questa chiusura, come dico io, con la regolazione collo a camino. Abbiamo in questo caso, in questo giaccone, un pelo al collo che è staccabile, che poi dopo sul tavolo vi faccio vedere. E allo stesso tempo abbiamo anche l'importante di avere questo giaccone con un cappuccio importante e con dei contrasti, in questo caso sull'arancio, che vengono ripresi sia nella parte interna nel cordellino e nel discorso dell'automatico che ha il profilo in arancione. Abbiamo in questo caso un contrasto qui un attimino sullo scuro che viene ripreso anche su quello che riguarda la manica del giaccone, che ha la possibilità anche questa di essere regolata con la doppia regolazione più larga oppure se abbiamo bisogno più stretta. Come vi dicevo, sono 6 tasche esterne, in questo caso le prime due al petto sono tasche con cerniere, mentre per quello che riguarda la parte sotto sono tasche con automatici. La prima è una tasca molto importante e molto profonda. La seconda, a mio avviso, è una tasca veramente per un discorso di comodità. Più c'è una regolazione interna che adesso vi faccio vedere sul giubbotto che mi sono messo qui sul tavolo. Partiamo innanzitutto per quello che riguarda la chiusura. Guardate la chiusura con automatici, con la semplicità di poter alzare l'automatico e fare questo discorso qui per chiusura. Veramente un occhio ai dettagli questa azienda l'ha sempre molto avuto. Addirittura anche l'ultimo bottone con il logo dell'azienda, quindi col discorso della foglia canadese, anche questo si alza per poter fare in modo che quando andiamo a chiudere il nostro giaccone, questo sia veramente più pratico. Nella parte interna abbiamo due tasche, in questo caso sempre chiusura con cerniera, una nella parte sinistra e una, scusate, non con cerniera, una con l'apertura a velcro, mi sono sbagliato. La regolazione, come vi dicevo precedentemente, interna, anche questa con la regolazione a colis. Il primo pelo al collo, molto semplice da staccare, come vedete è un'operazione che si esegue con molta semplicità, o almeno speravo di farla con molta semplicità. Vabbè, c'è la controchiusura, perfetto, quindi rimane un giaccone molto pulito e in questo caso anche il cappuccio, volendo, può essere tranquillamente staccato con degli automatici dove viene valorizzato maggiormente la parte del giaccone. Che dire, taglio forte uomo Rimini, siamo sempre una taglia avanti.